Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un duo. Sono con noi gli Indaco. Guardate che carini, ben trovati. Ciao a tutti, ciao a grazie tutti gli ascoltatori e le mille. ascoltatrici. Che piacere. Allora, gli Indaco, intanto presentatevi, dai, diteci i nomi. Allora, io mi chiamo Luisa e lui si chiama Io sono Simone. Simone, siamo un duo di cantautori da Trieste. Allora, voi presentate in questo momento un brano che si intitola Cromoterapia. Raccontatecelo un po'. Allora, Cromoterapia innanzitutto è nato come collaborazione con l'Azzurra Music, che è un'etichetta discografica di Verona, e dentro questa etichetta ci sono anche dei nomi un po' interessanti, diciamo tipo Patti Pravo, Dodi Battaglia, Loredana Errore, e tra tutti questi nomi ci siamo anche noi. Incredibile, siete Incredibile, ma bravissimo, vero? stranissimo da vedere, Incredibile, da ma leggere, vero? questo carnet di artisti e poi improvvisamente Indaco 2. Ci Ma siamo cosa noi. siete giovani e Grazie. bravi, sicché è perfetta, la collocazione artistica è perfetta. Sì, Andiamo per fortuna è arrivata questa cosa bella in un momento comunque di un po' di crisi, perché comunque siamo fermi con i concerti da più di un anno. La pandemia comunque ha fermato un po' il settore musicale, purtroppo, ed è arrivata questa bellissima cosa. E quindi l'etichetta ci ha prodotto questo singolo che si chiama Cromoterapia. Di cosa E parla questo di cosa singolo? parla? Praticamente questo singolo mette insieme i malesseri psicologici e spirituali a quelli fisici, e con molta ironia praticamente spiega che forse questi malesseri non sono dovuti da cose più fisiche, ma da una società ancora lontana dall'apertura, l'intolleranza, la discriminazione, la mancanza di rispetto. E allora nel ritornello chiamiamo a gran voce questo dottore Dottore, aiutaci tu. che ci deve prescrivere la cromoterapia. C'è chiaramente un doppio senso, un gioco di parole, Una perché la metafora, sì. cromoterapia effettivamente esiste, non è una pratica medica, ma esiste e appunto dice che ogni colore può suscitare dentro di noi, no? Nel nostro cervello e anche per chi crede nella nostra anima, un determinato meccanismo. E invece in questo caso chiaramente sarebbe la terapia del colore come senso di dipingersi proprio di libertà e di Sì, gioia in sì. questo momento in cui invece dobbiamo stare tutti distanti, no? Non si può, non ci si può, sembra che non ci si possa divertire, Il non ci si nostro possa augurio amare. quindi è vivere una vita a colori, a Oh, 360 questo gradi, sarebbe colorata. io la Oh, penso esattamente come voi, eh? meno male, meno male. Allora, cosa vi aspettate quindi da chi ascolterà la vostra canzone? Felicità, Beh, gioia, eh? innanzitutto che balli, perché comunque è comunque una canzone che ha un certo significato, come abbiamo spiegato, però è decorata da una melodia comunque estiva e fresca, abbiamo Verissimo. detto, appunto anche ironica, e quindi la prima cosa è che la gente si diverta e che balli questa canzone, che la canti anche, e Però che poi magari che ci si faccia un po'... soffermi anche sul Sì, testo, esatto, che che... faccia anche un po' riflettere. Diciamo che è un po' il nostro modus operandi, quello di fare delle canzoni magari fresche, allegre, ma che in realtà poi ci picchiamo noi dentro il Significati significato, un po' più ovviamente niente di elaborati. nessun complotto e niente, però vogliamo assolutamente dimostrare che stiamo bene con i nostri colori e che si può stare bene con i propri colori. Ognuno di noi non deve aver paura, ma deve essere assolutamente orgoglioso. Certo, assolutamente sì. Fra l'altro il vostro brano si ascolta benissimo, si ballonzola mentre si ascolta e si seguono benissimo anche le parole. Veramente un brano confezionato Grazie benissimo, mille, guarda. grazie. Grazie mille, Grazie. davvero, veramente. Davvero, davvero. Sarà secondo me un tormentone estivo. Tanti lo balleranno Lo e tanti lo speriamo capiranno. veramente. Come a Trieste si dice che Dio ti ascolti, perché Sì, speriamo, speriamo, speriamo. sicuramente sì. Sicuramente sì. Mi dite le vostre pagine social? Certo, allora ci potete trovare ovunque. Dappertutto, Su proprio Instagram, su dappertutto. Facebook, su TikTok, su Telegram, come Indaco Duo, anche su YouTube ovviamente. Infatti tra un po' uscirà il videoclip della canzone, quindi appunto seguiteci su tutti i social perché tra un po' annunceremo la data. E ascoltate Cromoterapia su tutti i digital store dove volete, insomma, dove ascoltate musica, tipo Apple Music, Amazon Music, Spotify, dove più vi piace. Poi scrivete Indaco 2
Indaco Duo, duo. E viene fuori. Siamo in due, ma siamo un duo. Esatto. E viene fuori di tutto. Sì. Allora, ragazzi, io vi dico grazie mille. E in attesa grazie del appuntamento, che lo trasmetteremo anche qui su YouMusic.tv, noi ci ascoltiamo questo bellissimo brano. Cromoterapia. Ciao! Ciao! Che mal di gola, pioggia col sole, forse lo strano tempo. Forse una sola o troppe parole sono rimaste dentro. Un fastidio. Però non mi copro, anzi, con questo caldo ora mi spoglierò. Realizziamo. Che voglio un corteo, una spiaggia, una festa, un carro ed un microfono. Ah, mi scusi. C'è qualche cura che possa un po' tirarmi su. Una sicura e dopo non ci penso più. Sogno di un'utopia. Che fare se l'intolleranza qui intorno mi fa tutta sta allergia? Mi prescriva il bisogno, la libertà di ritornare me. Che mal di schiena, forse perché era tanto da sollevare. Che cosa? La quarantena e tutta la fiera del vostro giudicare. Non credo sia un mezzo. Prego la ricetta, forza me la dia. Per quest'ultima cena con l'ipocondria, che sia un arcobaleno in chiesa e su un balcone, in un paese che a colori ha solo zone. E intanto mi siedo, mi guardo, mi vedo, mi sento, mi credo, mi tengo e mi chiedo se c'è qualche cura che possa un po' tirarmi su. Una sicurezza.